è troppo chiaro, sì. Oltre. Ecco, dobbiamo abbassarlo un pochino. Poi diventa fortissimo. Infatti sì, quindi si può già abbassare. Ecco, sì, così, sì, anche qui sempre. Upla. Bisogna viverci col film, cioè, il film ci deve entrare, poi fra l'altro non è un film che abbiamo fatto noi, cioè certo, noi lo riscopriamo. E ci sono un sacco di bellissime sorprese di ogni tipo, insomma, tra cui anche delle notazioni tecniche come la diffusione dei primi piani, gli occhi che sono sempre un pochino leggermente appunto tonti, non proprio perfettamente incisi, il fatto che loro sono più luminosi del fondo perché gli era andata la luce sul fondo è un fatto storico che va documentato. Noi guardiamo il volto della signora, sì sì, io per esempio ci arrivo dopo a vedere quello, okay, okay. Guardo lei, vedi qui, perfetta, il colore del volto qui è giusto, e la farei un pelino più luminosa in modo che gli diamo un po' di ecco, sì. Vogliamo l'automatismo, vogliamo che la macchina ci faccia il film, ecco. Perché tutta questa crescita dei K? Noi forniamo del materiale, diciamo, primario, no? I registi anche, poi ci sarà un'altra regia in cui i primi registi scompaiono, sì, che negli uffici, laddove, negli studi, rifanno tutto. Ovviamente c'è una dolcezza che quando la trasformiamo adesso in digitale noi prenderemo lo scalpello, la saldatrice e faremo le immagini, insomma. Ecco, invece queste erano fatte con la dolcezza anche poi particolare che veniva degli zoom che erano un po' primari, uscivano allora, e quindi erano molto dolci come incisione, eh? Non erano gli Zeiss di oggi, insomma, che sono super incisi. Invece di essere cruda, come c'è con l'elettronica, appunto, la nostra, i nostri sistemi, è morbida. Sì, sì, è più tonda. È morbida, sì, è tonda, la pelle, sì, 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 sembra pelle, non cartone. La luce se n'è andata fuori, vedi, è calata la luce, si sente più la luce che ha aggiunto. Sì, di Palma ha dovuto aggiungere, ma il fondo era nero. Cioè noi stiamo qui a lavorare con delle luci che sono state piazzate, non perché sono entrati lì e hanno detto guarda, questa luce giriamo, certo, cioè, certo. Che è il processo della negazione del cinematografo, questo per dire che la copia su pellicola sarà ineguagliabile, perché praticamente il digitale trasforma gli attori in manichini, sembrano figure ritagliate, nette, incisissime, è troppo meccanica, è troppo rigida, artificiale, cioè, ogni limite, che ogni difetto che fa parte, no, della visione umana e della realtà umana, qui viene sottolineato. Quando si arriva su di loro, adesso c'è il campo da due, ecco, vedi, con loro, già sono un po' più duri, capito? Non so perché lei era più dolce come faccia, come colore, non so però cosa gli si può fare, morbidirli un pochino, vediamo, cioè, vediamo. Un po' di gessosi sono, spingerli appena appena così, no? Vedi? Cambia? Beh, è quasi impercettibile, comunque è meglio che lo sia. Un po'? Chi l'hai? Lui. Vedi? Sì, in faccia sì. È poco. Diventa pallido, sì, una... in genere è coloratino. Sempre vedo come se c'è un po' di verdino. Io ci vedo in faccia proprio nella pelle. Ecco, ecco, così. Più neutra così, sì. Chiude leggermente così. Sì, anche meglio. Aveva tanto verde in scena. Sì, c'è da dietro, quindi scena, l'effetto scena. È quello, l'occhio poi tende a ricompensare, a correggere, un po' chiaro, rispetto a lei. Il fatto che lui non sia poco rosso di là, questo non si può correggere, ecco, questo gli darei per una volta un pochino più, o abbassarlo, sì, o certo. Ridargli un po' quel suo bel colore scottish, diciamo un po' di red. Vediamo la sua nazionalità. Non vorrei farlo diventare troppo rosa. Questa è tutta più calda. Più calda, vero? Sì. Adesso un pochino. Però tu mi leggi nella mente, come dice la canzone. Oh, ecco. No, perché prende la tridimensionalità, proprio incredibile. Si staglia. Perché su pellicola, come ho potuto vedere, le facce sono molto più dolci. L'umano va esaltato, la pellicola ha la capacità di rendere tutto più tridimensionale e dolce, plastico, non di farne dei manichini.